Grazie alla manovra di quest'anno si è scongiurato un aumento dell'IVA pari a 23 miliardi, garantendo così più soldi alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese. Questa è la manovra economica del governo Conte per il 2020. Crescita, sostenibilità e un futuro migliore per i cittadini. Ma quali sono i reali vantaggi per gli italiani? 3 miliardi di tasse in meno per i lavoratori grazie al taglio del cuneo fiscale, che garantisce in media un aumento in busta paga di circa 500 euro l'anno. È stato bloccato l'aumento dell'IVA e scongiurato quindi il rincaro dei prezzi. In questo modo ogni famiglia risparmia in media fino a 541 euro l'anno. E il prezzo di carne, pesce, uova e tanti altri prodotti di largo consumo non aumenta. E grazie anche al calo dello spread, ci sono altri 600 euro di risparmio a contribuente dal 2020 al 2022. Lo Stato paga l'asilo nido alle famiglie con un reddito medio-basso. Per quelle più in difficoltà, il voucher arriva fino a 3.000 euro all'anno. Anche il bonus bebè diventa più ricco, fino a 160 euro al mese per il primo figlio nato nel 2020. E per gli altri figli, il bonus cresce del 20%. Chi per esempio paga con la carta il conto in pizzeria, le spese per la manutenzione della casa o la palestra per i figli, a partire dal 2021 riceverà il super bonus della Befana, un rimborso fino a 2.000 euro direttamente sul conto corrente, già a partire dalle prime settimane di gennaio. Inoltre, grazie alla lotteria dello scontrino, ogni anno si parteciperà all'estrazione di tantissimi premi per un totale di 50 milioni di euro. Ogni euro sottratto all'evasione fiscale viene quindi usato per abbassare da subito le tasse ai cittadini. Le commissioni bancarie naturalmente diminuiscono. Dal 1 settembre 2020 non si pagherà più il super ticket da 10 euro sulle visite specialistiche e sui singoli esami, come ad esempio la mammografia e la risonanza magnetica. Il fondo disabili cresce con 530 milioni in più in 3 anni e saranno stanziati altri 150 milioni per inserire nel mondo del lavoro le persone con disabilità. Questa è la manovra 2020. Crescita, sostenibilità e un futuro migliore per i cittadini.